Nel Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola notando come sceglievano i primi posti. Quando si è invitato a nozze da qualcuno non mettete al primo posto, perché non ci sia un altro inviato più degno di te, e colui che ha invitato te lui venga a dirti cediti il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica amico vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Si lodato Gesù Cristo, sempre si lodato. Eccoci giunti a sabato 29 ottobre 2022. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 14 di San Luca, versetti 1 e poi 7-11. Allora, quest'oggi mancano ormai 2 giorni alla fine di questo mese di ottobre e per grazia di Gesù e di Maria sono riuscito a dirvi un po' tutto quello che mi ero proposto di dirvi sul Salterio di Gesù di Maria. E certo non abbiamo fatto tutto il libro del Beato Lano, perché ci vorrebbe almeno un anno, però tante cose penso belle, utili, necessarie, importanti, edificanti le abbiamo fatte, e spero, mi auguro di aver acceso almeno in uno di voi il desiderio e la volontà di impegnarsi a recitare ogni giorno almeno un salterio. Detto questo, oggi non tratterò proprio direttamente il libro del Beato Alano, diciamo così, perché oggi parlerò di questo tema: che cos'è la confraternita del Santo Rosario voluta dalla Vergine Maria. Ecco, oggi sarà questo il tema. Andrò un po' veloce perché non sono cose difficili e sono diverse le cose che devo dirvi, quindi sarò un po' snello perché devo finire assolutamente oggi questo tema, perché poi domani è l'ultimo giorno e quindi concluderò con una questione ben precisa. Il sacerdote, adesso quello che vi leggo è scritto da me, ho scritto io questa cosa e poi voi l'ascoltate, la leggono. Il sacerdote Don Roberto Paola, di cui vi ho già parlato, redattore di tutte le opere del Beato Alano, sia in italiano, ma anche in diverse altre lingue, curatore del sito beatoalano.it, massimo conoscitore quindi dell'eredità preziosissima che il cielo ci ha donato tramite il novello sposo di Maria, ha fondato quasi 20 anni fa una confraternita del Santo Rosario secondo le indicazioni date dalla Vergine Maria a San Domenico al Beato Alano, quindi sul modello di quelle tradizioni domenicane che esistono da molti secoli. Grazie ad un documento emanato dal Papa Leone XIII, anche le parrocchie possono fondare e ospitare le confraternite del Santo Rosario, e così anche Don Roberto ha potuto fondarne una nella parrocchia di San Luca Evangelista a Roma, giuridicamente equiparabile a quelle domenicane. Per chi può raggiungere Roma, l'Associazione Confraternita del Santo Rosario ha sede a Roma, in via Luchino dal Verme, numero 50, presso la parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino. Chi invece vive lontano da Roma, c'è la possibilità di iscriversi a questa confraternita anche online, partecipando ai suoi impegni e ai suoi beni spirituali, senza dover prendere parte di persona alle riunioni di preghiera. Allora, al termine di questo mese dobbiamo dire un grazie solennissimo a Don Roberto Paola, che io ho avuto la grazia di conoscere telefonicamente, non ci siamo ancora incontrati, ma ho avuto la grazia di conoscere telefonicamente, di poterci parlare. È veramente un meraviglioso sacerdote, è veramente molto graziata questa parrocchia,
ha fatto un lavoro enorme, guardate, veramente un lavoro sovraumano. Lui e i suoi genitori, che lo hanno aiutato in quest'opera di traduzione, sia il papà che la mamma, e hanno dedicato gli ultimi anni della loro vita, se non ho errato, gli ultimi 6 anni della loro vita, proprio a questa opera incredibile di traduzione del testo. Quindi un grazie di cuore perché se abbiamo potuto fare questo mese tutto dedicato al Saltiro di Gesù e Maria, se abbiamo potuto scoprire questo tesoro inestimabile, abbiamo potuto almeno sapere che esiste, no? Ecco, è per merito di questo sacerdote. E vedete, quando ci sono sacerdoti bravi, sacerdoti che si impegnano, che amano le anime che fanno veramente i sacerdoti, vedete che poi ne va a beneficio una quantità incredibile di persone. Bene, allora, se si può iscrivere andando là, chi abita a Roma, chi è lì vicino, oppure anche online. Ecco, io ad esempio mi sono iscritto online. Ma andiamo con ordine, spieghiamo bene tutto quello che c'è da sapere per diventare i musici rosarianti, così bisogna chiamarsi, i musici rosarianti della confraternita del Rosario di Maria Santissima. Vediamo insieme in cosa consiste la confraternita, la sua storia, le caratteristiche e il suo senso. Come abbiamo già meditato insieme, tramite le rivelazioni ricevute dal Beato Lano, la Confraternita del Rosario è stata istituita dalla Madonna del Rosario nel 1214, quando la Madonna chiese a San Domenico di Guzman, che dalle mani della Madonna del Rosario aveva già ricevuto a Tolosa di Francia la corona di 15 sigilli e 150 ave, di fondare una Confraternita del Santo Rosario per i peccatori che avessero voluto far parte dei rosarianti di Maria Santissima, affinché tutte le spighe lasciate cadere o trascurate dalla Chiesa durante la mietitura fossero condotti nella sua casa della Confraternita del Santo Rosario per esservi nutriti col latte mistico dei 15 misteri del Santo Rosario da vivere in fraternità. Per questo San Domenico di Guzman fondò la Fraternità della Vergine e la prima confraternita istituì proprio per i pirati, vi ricordate? Per i pirati saraceni che lo avevano rapito sulla loro nave e che la notte dell'Annunciazione del 1214, quando la nave fu invogliata dalle onde, si convertirono e diventarono i primi rosarianti di Maria Santissima. Quindi i primi rosarianti, i primi partecipanti alla Confraternita del Santo Rosario furono dei pirati. Quindi se hanno potuto dei pirati, penso che possiamo anche noi, no? Due secoli dopo, l'oblio aveva quasi portato a dimenticanza il Santo Rosario e la sua confraternita, quando nel 1464, ad Douai, nelle Fiandre, la Madonna apparve al Beato Lano della Rupe ed egli fondò una confraternita del Santo Rosario nella chiesa di Notre-Dame di Douai, ancora oggi esistente e che fu approvata dall'Ordine Domenicano nel 1470. Quindi San Domenico, poi c'è un buco di circa 2 secoli, e il Santo Rosario, la confraternita, si va un po' così, ecco, va un po' in oblio, diciamo così, e allora la Vergine Maria riprende col Beato Alano e rimette al centro l'importanza della confraternita, l'importanza del Rosario e via di seguito. Dunque, le confraternite del Santo Rosario fanno parte della grande famiglia dell'Ordine Domenicano, un ordine assai importante nella Chiesa Cattolica che tutti conosciamo. Tuttavia, dalla fine del 1800, Papa Leone XIII, liberò le confraternite del Santo Rosario dall'esclusiva appartenenza all'ordine domenicano e quindi queste confraternite possono essere rette ovunque e si diviene partecipi di tutti i meriti dei domenicani negli anni, ma non si entra a far parte dell'ordine dei domenicani. In maniera particolare, i confratelli della Confraternita del Santo Rosario diventeranno partecipi dei meriti della Confraternita del Santo Rosario stessa fin dalla sua fondazione nel 1214. Cioè, capite, se io mi iscrivo, vengo a far parte di tutti i meriti che sono stati accumulati dal 1214 fino ad oggi. Da quasi un secolo le antiche confraternite sono quasi ovunque scomparse.
gli antichi registri dispersi, le antiche pale e gli antichi altari, spesso rimangono solo molti testimoni di un periodo di massimo splendore. Purtroppo, purtroppo. Che cos'è la Confraternita? La Confraternita del Santissimo Rosario è un'associazione internazionale di fedeli cattolici stabilita allo scopo di lodare e onorare la Beata Vergine Maria e di garantire la sua protezione con la recita del Santo Rosario. Quindi lodare e onorare. Poi, per il reciproco vantaggio spirituale di tutti i membri di tutto il mondo. La Confraternita è la casa di Maria in terra, ove ella ha il suo trono di misericordia, ove i rosarianti sperimentano di appartenere non più al regno di giustizia di questo mondo, ma al regno di misericordia di Maria, regno di amore e di fraternità senza fine. La Confraternita ha avuto gli statuti dettati da Maria San Domenico e al Beato Alano, quindi arrivano direttamente dal cielo, è stata la Vergine Maria a dettare gli statuti. Leggendoli colpisce la libertà che si gode nel regno di misericordia di Maria. Certo, perché vedete, essere di Maria e di Gesù è la cosa più liberante che ci sia. Sono gli uomini che poi fanno tutte le cose più stravaganti e si inventano tutte le regole più impossibili ed incredibili, no? Ma la Vergine Maria e Gesù non sono così. Sono il massimo della libertà. Esattamente come i 10 comandamenti, io mi stancherò mai di dire che i 10 comandamenti sono proprio la Magna Carta della libertà dell'uomo. Una persona che vive veramente i 10 comandamenti è la persona più libera che ci sia. I 10 comandamenti sono proprio l'atto di liberazione dell'uomo. Certo, perché lo libera dal peccato. Allora, la confraternita è massimamente gratuita. La Madonna ha vietato ogni genere di raccolta di denaro. La confraternita non avrà mai fine. È eterno come il libro della vita e i benefici sono in vita, in tempo di malattia e dopo la morte, a suffragio della propria anima. Quindi vedete che nello specifico della Confraternita di Roma di cui vi ho parlato, leggiamo dei suoi statuti che, cito, l'Associazione delle Confraternite del Santissimo Rosario è un'associazione privata di fedeli. L'associazione ha lo scopo della mutua preghiera tra gli associati, i quali, senza alcun obbligo di promesse vincolanti, volontariamente decidono di mettere nelle mani di Maria Santissima del Santo Rosario i rosari dei 15 misteri recitati dagli associati, perché ella interceda presso i suoi divini figli, nostro Signore Gesù Cristo, per la Chiesa e per il mondo intero, per i membri della Confraternita del Rosario dei defunti della sua Costituzione, dalla sua Costituzione, cioè dal secolo XIII al presente. Quali sono i benefici che si ottengono nella Confraternita del Santissimo Rosario? Si diviene partecipe dei benefici, allora primo, si diviene partecipe dei benefici veramente infiniti degli innumerevoli rosari che sono stati recitati dai rosarianti, per le intenzioni di ciascuno degli altri membri di tutto il mondo, nel corso di ben 8 secoli, a partire dal 1214, anno di fondazione della prima fraternità della Vergine, ad opera di San Domenico di Guzman. Secondo, si diviene anche partecipe delle preghiere, delle opere buone, dei meriti dei frati, delle monache di clausura, delle suore, dei terziari, dell'ordine dei predicatori, cioè dei domenicani, e soprattutto dei meriti dei santi domenicani. Basti nominare alcuni nomi, tra cui San Domenico, Beato Alano della Rupe, Santa Caterina da Siena, San Pio V, San Tommaso d'Aquino, Beato Pier Giorgio Frassati, eccetera. Beh, insomma, mi sembra che una ricchezza incalcolabile. Terzo, ci sono inoltre i suffragi che vengono compiuti per mezzo della messa pro defuntis, scusate, della missa pro defuntis, celebrata settimanalmente in ogni convento domenicano. Questa santa messa si fa sempre, quindi anche dopo la morte di un membro vivente della confraternita. Vedete un po'. Quarto, nelle 15 promesse che la Madonna diede al Beato Alano della Rupe, i rosarianti di Maria godono inoltre di ben 15 doni di grazie. Sentiamo i 15 doni di grazie che vi leggo velocemente, non posso commentarvi assolutamente. Per chi fa parte di questa confraternita. 1. La speciale protezione di Maria Santissima e grandissime grazie. 2. Grazie speciali per i rosarianti perseveranti. 3. I rosarianti avranno nel rosario un'arma potentissima contro l'inferno per distruggere i vizi, liberarli dai peccati e dissipare le eresie. 4. I rosarianti fioriranno nelle virtù e nelle opere buone, otterranno le anime le più abbondanti misericordie divine.
essi sostituiranno nei cuori l'amore di Dio e l'amore del mondo. Oh, quante anime santificheranno con questo mezzo. 5. I rosarianti sono affidati alla Madonna del Rosario e non andranno in perdizione. 6. I rosarianti devoti non cadranno in disgrazia. Se i peccatori si convertiranno, se i giusti cresceranno in grazia, diventeranno degni della vita eterna. 7. I rosarianti devoti non morranno senza prima ricevere i sacramenti della Chiesa. 8. I rosarianti saranno illuminati da Dio in vita e in morte e riceveranno grazie senza numero e in cielo parteciperanno ai meriti dei santi. 9. La Madonna del Rosario libererà all'istante. La Madonna del Rosario libererà all'istante dal purgatorio le anime devote al Santissimo Rosario. 10. I rosarianti godranno di una grande gloria in cielo. 11. Quello che i rosarianti chiederanno con il Santo Rosario otterranno. 12. Chi diffonde il Santo Rosario sarà soccorso alla Madonna in ogni necessità. 13. I rosarianti della confraternita del Santo Rosario avranno per fratelli tutti i santi del cielo, sia in vita che all'ora della morte. 14. I rosarianti fedeli sono figli amatissimi della Madonna del Rosario, fratelli e sorelle di Gesù Cristo. 15. La devozione al Santo Rosario è un grande segno di predestinazione per la salvezza. Dalle 15 promesse, dunque, i rosarianti saranno trattati da Gesù e da Maria con singolare affetto e tenerezza, come fratelli e figli prediletti con la promessa di ogni speciale assistenza e favore in vita e in morte dopo la morte. Poi, 1, 2, 3, 4, scusate, 5. Ai membri della confraternita vengono concesse tante indulgenze plenarie, questo è importante, liberazione per intero dalla pena temporale dovuta per i peccati che sono stati confessati. Quindi l'indulgenza plenaria, siccome ho ricevuto qualche email, allora l'indulgenza plenaria toglie tutte le pene legate a tutti i peccati che sono stati confessati fino a quel momento, ma quindi anche quelli che ho detto un anno fa. Allora, dal giorno del battesimo, tutte le confessioni che tu hai fatto, i tuoi peccati, hanno tolto la colpa del peccato, ma non la pena. Perché venga tolta la pena del peccato confessato, è necessaria l'indulgenza plenaria. Quindi, se io oggi ho 50 anni e ricevo l'indulgenza plenaria, questa indulgenza plenaria va a cascata da questo momento indietro, fino al giorno del mio battesimo, ok? Quindi vengono tolte tutte le pene, tutti i peccati confessati fino ad oggi. Che si può offrire per sé o per i defunti. Le indulgenze plenarie vengono concesse nei seguenti giorni: il giorno di iscrizione alla confraternita, cioè il giorno indicato nel registro, nonché le feste di Natale, Pasqua, Annunciazione, l'Assunzione di Maria Vergine, la festa della Madonna del Rosario, 7 ottobre, Immacolata Concezione, la presentazione di Gesù al Tempio, 2 febbraio. Un'indulgenza plenaria è concessa alle solite condizioni a tutti coloro che pregano con i rosari in una chiesa oppure in un oratorio, in una famiglia, comunità religiosa o in una pia, associazione di fedeli. Quindi se noi in casa con la nostra famiglia preghiamo il Santo Rosario, abbiamo un'indulgenza plenaria anche ogni giorno. Se no, indulgenza parziale. Tuttavia, coloro che pregano le tre corone del Rosario ogni giorno, quindi coloro che recitano tutto il Salterio di Gesù di Maria ogni giorno, possono lucrare l'indulgenza plenaria quotidiana per un vivo o per un defunto. Quindi se tu ogni giorno hai detto il Salterio di Gesù di Maria, cioè le tre corone, tutti i giorni puoi avere l'indulgenza plenaria e la puoi applicare ai defunti. Fondamentale è pregare bene il nostro Rosario e meditare bene i misteri. Certo, non è, come dirvi, no? Una recita meccanica, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di una recita fatta bene, come ogni preghiera. Poi certo, ci sta dentro una distrazione, ci sta dentro tutto quello che abbiamo già detto, abbiamo già visto, no? Ecco, però è importante che ci sia proprio tutto il nostro impegno, diciamo così, come abbiamo visto ieri, no? Cioè che ci sia la volontà di, poi se anche c'è il tedio, la malavoglia, la fatica, l'aridità, va bene, tutto questo ci sta, anzi ancora più valore, però ci deve essere la volontà ferma di. Abbiamo visto ieri tutto questo. Le condizioni per ottenere l'indulgenza plenaria sono la confessione negli 8 giorni, quindi essere in grazia di Dio,
la comunione sacramentale, ma si presume che un salmodiante di Gesù di Maria vada messo tutti i giorni, si spera. La preghiera secondo intenzione di Sommo Pontefice e distacco da ogni affetto al peccato anche veniale, cioè questo è fondamentale, non ci deve essere nessun attaccamento al peccato, nessuno. Confesso di essere goloso, però intanto mi tengo in casa 12 kg di Nutella, ecco, no. Come si ottengono i benefici spirituali? Quanti benefici spirituali si ottengono dal momento in cui ci si iscrive alla confraternita e con il mantenimento di queste due promesse? Quindi quando ci si iscrive bisogna fare due promesse. La prima, includere le intenzioni degli altri membri nelle proprie preghiere del rosario. Non è necessario rinnovare ad ogni recita del rosario questa intenzione, è sufficiente farla con una volontà generale. Questa volontà generale può essere espressa nel momento stesso in cui ci si iscrive alla confraternita, cioè basta dire una volta. Cioè che io, quando io dirò i miei santi rosari, io includo le intenzioni di tutti gli altri membri della confraternita. Secondo, sentite che cosa? Recitare tre corone, quindi il salterio, almeno una volta alla settimana. Incredibile, ma vero. Almeno una volta a settimana. Cioè, al dire almeno una volta alla settimana tutto il salterio completo, cioè misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, almeno una volta alla settimana. Quindi le tre corone possono essere pregate in giorni diversi. Quindi io posso dire, cioè l'impegno è dire almeno in una settimana le tre corone, per cui uno dice, dico lunedì quelli gaudiosi, martedì quelli dolorosi, mercoledì quelli gloriosi, ecco, ho sorto l'impegno. Ovviamente noi abbiamo imparato a doverli dire almeno tutti i giorni, però per far parte della confraternita questo non è richiesto. Almeno un salterio alla settimana. Le tre corone possono essere pregate in giorni diversi. Chi è solito pregare più di tre corone a settimana, ad esempio i fedeli che recitano il salterio ogni giorno, ancora meglio perché si ottengono più benefici. Questi criteri sono davvero minimi? Beh, sì, direi proprio di sì. Per un credente che prega regolarmente vale la pena di specificare il fatto che se non si riesce per qualsiasi motivo a mantenere queste promesse, non si commette nessun peccato, cioè non sono promesse sotto pena di peccato, ma non si riceveranno quei benefici spirituali che avremmo ottenuto se avessimo accettato i rosari promessi. Quindi lo ripetiamo. Non si commette nessun peccato se ci si iscrive alla confraternita del rosario e per un periodo più o meno lungo, addirittura per sempre, non si adempie le suddette promesse. 4. Devo pagare per iscrivermi in questa confraternita? Assolutamente no. Nella confraternita del rosario non si effettua nessun tipo di pagamento o offerte, non viene chiesto nulla da nessuno. Questa confraternita ha solo scopo di lucrare beni spirituali. Esiste un'unica preziosissima merce per i musici e i rosarianti della Vergine Santissima. Solo quella mercanteggiano avidamente, giorno e notte, senza interessarsi d'altro, all'unico vero negozio, la salvezza eterna delle anime. Chi si può iscrivere alla confraternita del Santo Rosario? Chiunque si può iscrivere alla confraternita del Santo Rosario, dopo aver compreso e accettato le promesse da compiere alla confraternita del Rosario, anche se peccatore o irregolare per la Chiesa. Ovviamente va da sé che se è in uno stato di peccato grave, siccome per avere indulgenza plenaria è necessaria la confessione, ecco, allora, se non si può confessare una persona, non può fare la comunione e l'indulgenza plenaria non la può ricevere, però può comunque partecipare alla confraternita e può dire i suoi rosari. Saranno loro a cambiarlo. Prevenendo le vostre domande, ecco qui la domanda che so già che avete nella testa, che avete già cominciato a scrivermi le email, immagino, no? Siete già sul computer, sul telefono, mi state mandando i WhatsApp, le email, allora fermate il dito, vi prego, fermatelo, perché vi sto già per rispondere. Come posso iscrivermi alla confraternita del Santo Rosario? Era questa la domanda che avevate in mente, dite la verità. Allora, bisogna andare su internet. Si va sul sito beatoalano.it, si va nella sezione confraternita,
si clicca su come iscriversi. Nella pagina che si apre si può leggere una sintesi della storia e delle caratteristiche della confraternita che ne spiega la validità giuridica. Segue una preghiera che introduce l'iscrizione, si deve poi cliccare in fondo alla pagina su procedi. Nella pagina che si apre si devono compilare i campi del nome, età, sesso, città, poi confermare l'iscrizione. L'iscrizione è così avvenuta. Nella pagina che si apre si può scaricare la pagellina che lo dimostra e visionare anche il libro pubblico della confraternita che riporta la lista di tutti gli iscritti fin dalla sua fondazione. Quindi vedrete anche il mio nome. Questa lista è associata spiritualmente alla confraternita del Santo Rosario della parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino, fondata da Don Roberto Paola. È necessaria la partecipazione fisica alla confraternita per chi si iscrive online? Per chi si iscrive online la partecipazione fisica alla confraternita del Santo Rosario non è obbligatoria e nemmeno è necessaria nel momento dell'iscrizione e nemmeno dopo, anche se sarebbe bello che ciascuno, scoperto il carisma della confraternita, potesse nella propria casa, nella propria parrocchia, nel proprio istituto religioso diffondere questo carisma di grazia aprendo una confraternita da gemellare con la confraternita di Roma. Il registro online arricchisce la confraternita della parrocchia San Luca Evangelista in Roma di rosarianti che partecipano spiritualmente nella confraternita recitando le loro preghiere del rosario ovunque si trovano. Sul sito beatalano.it, nella sezione della confraternita, consiglio vivamente di andare a leggere gli statuti redatti sulla base delle indicazioni date dalla Vergine Maria, così si potrà approfondire quello che vi ho detto poco fa. Sullo stesso sito si possono trovare tantissimo materiale per approfondire la bellezza dell'appartenenza alla confraternita del Santo Rosario. Bene, e adesso non vi resta che scegliere un bel giorno particolare, significativo, una bella data nei prossimi tempi, e in quel giorno prepararvi e fare l'iscrizione. Vi preparate, scegliete bene il giorno che a voi sta più a cuore e vi fate l'iscrizione. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato.